Giorgio Armani, piacentino e lo stilista di moda più famoso del momento. Doveva essere medico, ma a 20 anni preferì allestire vetrine nei grandi magazzini e fece subito carriera. Nel 75 ha iniziato la sua grande avventura. Oggi ha un impero finanziario da 170 miliardi di fatturato all'anno, con 29 linee disegnate da lui e vendute in tutto il mondo. Com'è entrato nella moda e perché? Ma per puro caso, io stavo in licenza di convalescenza, essendomi imboscato durante il servizio militare. Mi trovo a Milano disoccupato. Allora, praticamente tramite una conoscenza, sono entrato alla Rinascente e così, per occuparmi di qualsiasi cosa fosse, così mi si offrisse, mi venne offerto di occuparmi di abbigliamento, insieme a questa cosa delle vetrine, che poi in realtà non è affatto vera. Io non mi occupavo di vetrine, non allestivo le vetrine, ma assistevo gli architetti che si occupavano degli allestimenti. E così è arrivato per caso, non ho mai pensato di diventare uno stilista di moda, anche perché allora questo nome era particolarmente sconosciuto, non c'era lo stilista allora. Ero un po' vagante, diciamo, come mentalità, non ero molto cosciente di me stesso, avevo intrapreso gli studi di medicina, ma senza molta convinzione, avevo approfittato del servizio militare per interromperli, e quindi cercavo un po' così, di capire cosa volevo fare nella vita. È stato veramente un puro caso che mi sono occupato di moda. Odiandola anche, fra l'altro, non è che all'inizio mi l'amassi moltissimo. Come si diventa una firma mondiale, oltre ai meriti naturalmente, che cosa occorre? Personalità, stile? Beh, io credo che occorre prima di tutto sapere che cosa si vuole raggiungere, porsi delle mete ed essere molto coscienti di quello che siamo, quello che si è in realtà. Io ad esempio, si parla di successo di Armani, ma io non ho mai voluto, non ho mai perseguito il successo. Mi è capitato fra capo e collo, trovandomi anche impreparato. Direi che la cosa più importante è sapere se si è valido per un certo programma di lavoro o no. Essere molto modesti, molto coscienti di se stessi. È molto importante come ci si veste quando è dimostrato anche da casi recenti che l'abito non fa affatto il monaco? Diciamo, nel mondo in cui si vive è importantissimo comunque come ci si veste, perché tramite il vestito si può realizzare il primo approccio col pubblico, col prossimo. È estremamente importante, nonostante quello che si pensi normalmente. Mi citi tre persone eleganti, uomini e donne, non importa. Ma guardi, non voglio citare nessuno, Biagi, perché può essere l'illustre sconosciuta che posso incontrare fuori da questi studi e quindi fare torto a questa persona. Non credo nella notorietà accompagnata al miglior modo di presentarsi, all'eleganza. Se non fosse Giorgio Armani, chi le piacerebbe di essere tra i suoi contemporanei? Qui presenti? No, come vuole lei. No, signora Belisario, vorrei essere un dipendente della signora Belisario, vorrei accompagnare la signora Valenti nei suoi spettacoli, amerei moltissimo, anche se la signora Belisario dice che mi occupo di cose molto frivole, insomma. Chi fa la moda è un artista o un artigiano? Ma direi che chi fa la moda attualmente è un artista legato strettamente a doppio filo all'industria. È più difficile immaginare un abito per un uomo o per una donna? In questo momento è più difficile immaginarlo per la donna, perché le donne ultimamente hanno accettato delle proposte le più scandalose, le più strane, le più falsamente avveniristiche o noiosamente tradizionaliste. Per cui c'è molta scelta e quindi è in questa scelta che diventa un po' confusa la storia. Che cosa non si deve fare per essere eleganti? Non guardi me. Ma lei fra l'altro è elegantissimo. Quindi è la prima volta che me lo sento dire. Che cosa non si deve fare? Sì. Assolutamente non aver l'aria di essersi vestiti a fondo, e intendo dire essersi studiati molto bene, essersi coordinati. Bisogna sempre avere un'aria piuttosto casuale. Che significa, non significa, cioè essere trasandati, insomma. Che peso ha nel successo quella che si chiama la bella presenza? Beh, direi che ha un notevolissimo peso. Direi che quando un uomo ha successo o una donna ha successo e sono bruttini, si dice sempre, nonostante sia bruttino, ha avuto successo. E si aggiunge, però è simpatica. Però è simpatico, ha dello stile, sì. Ha carattere. Che occhi. Che occhi. Benissimo.